migliaia di giovani che hanno partecipato al tradizionale appuntamento con il vescovo Gianfranco Agostino alla vigilia della Domenica delle Palme, iniziato anche quest'anno nell'Agorà della città, Piazza Duomo. Abbiamo vissuto questo momento di preghiera, almeno il momento iniziale in piazza, perché abbiamo voluto aprire a tutti i giovani questa proposta e non solo quindi viverla in chiesa con i soliti che partecipano durante l'anno, ma aprirlo a tutti proprio per dare un segno di apertura, di visibilità e di anche di slancio missionario, per dire che la proposta che la chiesa offre è per tutti i giovani, appunto. Una sacra rappresentazione che ha coinvolto emotivamente i giovani con musica, recitazioni, danza, interpretando le quattro età della chiesa: una chiesa bambina, adolescente, donna e nonna. Entrati nella chiesa di San Nicolò, i giovani hanno trovato una tavola imbandita con 6.000 pezzi di frutta e un presbiterio trasformato in un giardino fiorito, simbolo dei beni di cui il Signore ricolma i suoi figli. Una veglia all'insegna del messaggio lanciato da Benedetto XVI per questa giornata mondiale della gioventù: siate lieti nel Signore. E noi abbiamo voluto riprendere questo tema della gioia, della vita bella, piena, degna di essere vissuta per i giovani, e abbiamo colto come nella croce di Gesù ci sia certo il segno del rifiuto degli uomini, ma insieme la grande proposta d'amore che Dio Padre fa a tutti gli uomini, all'umanità e in particolare ai giovani. Quindi, scoprendo e seguendo la croce di Gesù, la vita e la croce di Gesù, si può davvero entrare in una vita bella, una vita piena di gioia. Come sempre, affettuoso il dialogo del Vescovo con i giovani, invitati a rimanere nell'amore del Signore. Si può rimanere definitivamente nel suo amore. Ci dice dunque: io non sono un miraggio che si dissolve, non sono una visione che scompare, un fuoco di paglia che subito si spegne. Non sono un amico che ti molla, magari proprio nel momento del bisogno, come qualche volta accade tra noi. Io rimango, non tradisco, non abbandono, e anche tu puoi rimanere sul terreno solido, nello spazio accogliente e sicuro del mio amore, del mio continuare ad essere per te. Suggestiva anche la testimonianza di Eleonora, giovane trevigiana che ha maturato nella fede la volontà di ricevere il battesimo adulto da catecumena lo scorso anno. Nonostante la fiducia che ponevo in Dio, c'era qualcosa di strano, sentivo qualcosa che mi mancava. C'era un vuoto che col battesimo si è colmato, ed è successo perché ho provato cosa vuol dire essere figlia, sentirmi amata veramente da Lui come da nessun altro. Alla fine i giovani sono stati invitati a raccogliere un frutto dalla lunga tavola imbandita e a loro volta a portare frutto nella quotidianità e nel mondo. Allora, la proposta alla quale abbiamo aderito è stata quella della Caritas diocesana, il progetto 5 pani e 2 pesci, che è un progetto di aiuto economico alle famiglie locali in difficoltà, in particolare difficoltà in questo tempo di crisi. Ecco, i giovani si sono resi disponibili, hanno offerto quanto hanno voluto, hanno potuto, proprio sostenendo questo progetto di aiuto alle famiglie in difficoltà. Ci pareva importante proprio legare
la fede alla vita, all'impegno concreto, alla responsabilità nel mondo da parte dei giovani. E come sempre i giovani ci stupiscono e ci testimoniano questo grande entusiasmo che hanno anche di fronte a proposte esigenti, serie, come è stata quella della veglia, quella del vescovo. Lo sguardo è già rivolto lontano, all'estate 2013, con il grande appuntamento a Rio de Janeiro, per il quale la diocesi si sta già preparando.